Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Gioco Gioca Minecraft. Come vedete mi trovo molto in alto e più precisamente sopra l'XP Farm. Questo perché, come ben sapete, in questa puntata vorrei iniziare la pixel art dello scheletro che concluderò non appena avrò il quarzo necessario, perché quest'oggi ho solo intenzione di fare un lato del cubo. Quindi faccio un breve stacco e ci rivediamo tra poco. Non pensavo fosse così complicato fare pixel art in survival perché abituato a farle in creativa. Bisogna diventare degli acrobati. Comunque, io ora vado avanti. Comunque, vado avanti qua. Intanto era solo per farvi vedere che i lavori procedono. Spero di non morire perché qua se cado sono morto. Quindi ci rivediamo tra poco. Bene raga, sto completando il tutto e voglio riempire tutto con la lava. Ah, ok, me ne mancano tre. Vado giù dove c'ho il laghetto di lava. Ora qua devo stare attento a non uccidermi. C'è un laghetto qua vicino di lava e completo. Poi smantello tutto, tutte queste impalcature e vi faccio vedere il risultato finale. Fatto questo, poi andremo a lavorare un po' sulla vedetta, quella in cima all'albero gigante. E ho ancora qualche materiale da recuperare. C'ho il legno d'abete da prendere, quindi dovrò fare ancora qualche lavoretto. E così avrò tutti i materiali per fare la nostra torre di vedetta. E poi, magari se rimane un po' di tempo, ma penso di sì. E vorrei fare anche un giretto nel Nether perché stavo anche pensando di andare a recuperare la Nether Wart che ancora non ho trovato nella fortezza negli episodi dove siamo andati nel Nether, quindi dovrò andarla a cercare per bene. Comunque adesso finisco qua, raga, poi smantello tutto e ci rivediamo non appena ho concluso. Ecco il nostro teschio finito, spero piaccia anche a voi. Questo serve a indicare dov'è la nostra pixel art. Poi man mano che recupero dell'altro quarzo concludo anche gli altri lati del cubo, perché l'idea che si veda da tutti i lati mi piace tantissimo e quindi piano piano concluderò anche con la pixel art. Allora, è notte, devo stare attento. E ci sono parecchi mob. Ora torno a casa, metto a posto un po' l'inventario perché ho un casino incredibile. E poi prendo tutti i materiali. Porca zozza. Cominciamo, eh? Così proprio frenetici. Vabbè, intanto in scioltezza mi faccio il livello 40, mi sa. E stavo dicendo, prima che mi rompessero tre quarti, allora, metto a posto tutta sta roba, poi prendo tutto il materiale che mi serve, perché se vedete bene, ora mi ci avvicino, all'albero gigante ho tolto tutte le foglie, eccolo qua, ho tolto tutte le foglie, e ho, cosa ho fatto? Ho allineato tutti i blocchi di legno grezzo, così abbiamo un'altezza che piace a noi, direi che quella va più che bene. Poi qua abbelliremo con un viale, magari in pietra e qualcosa mi inventerò anche lì. Comunque adesso vado a posare un po' di roba, faccio uno stacchetto e ci rivediamo quando sono pronto. Ok, ho tutto quello che mi serve, inizio subito con le fondamenta della nostra casetta, sarà fatta in legno, quindi una costruzione abbastanza rustica. E metterò delle foglie, metterò almeno due tipi di legno, quello di abete e quello di quercia. Ho fatto un progettino su questa casetta, ma diciamo che la sto quasi improvvisando. Allora, voglio fare una base abbastanza larga. Poi andrò a mettere
Agli angoli quattro piloni con legno grezzo. E poi vediamo un po' che cosa mi viene in mente. Allora, intanto questo voglio toglierlo. Ok, anche questo. Poi non vi farò vedere tutte le fasi della costruzione, ma faccio vedere giusto le parti iniziali per non annoiarvi con queste cose. Quindi, allora, qua vado a mettere un pilone così, anzi due, anche qua. Benissimo. Poi voglio mettere stavolta non userò il vetro come uso solitamente, voglio usare le staccionate di legno perché almeno abbiamo una visuale più completa della zona, perché col vetro, essendo una costruzione rustica, magari il vetro colorato qua non ci sta proprio benissimo. Lo metterò probabilmente in cima sul soffitto. E allora, poi qua cosa facciamo? Allora, voglio mettere così una cosa del genere. Ma intanto questi poi vai, li sostituisco e voglio fare una cosa così. Forse l'allargherò un pochettino. Qua invece andrò a mettere gli scalini di abete senza morire magari. Grazie. Aspetta. Dov'è? Ok. Senza morire. Comunque. Voglio fare una cosa così. Poi qua farò la stessa cosa. Qua andrò a mettere, come vi dicevo, le staccionate. Quindi verrà una cosa così. E le foglie, vediamo un po' dove metterle. Tac. Le foglie le farò tutte intorno ai piloni qua. E va bene, io magari vado avanti. Adesso decido se allargare un pochettino. Sì, ma penso che l'allargherò un po'. Comunque, volevo un attimo vedere come stavano i due legni insieme. Ok. E io vado avanti e ci rivediamo quando ho finito tutto. Ora mi butto. No, scherzo. A dopo. Ho allargato un pochettino la base e come vedete ho iniziato qualche lavoretto. Ora devo fare un po' di acrobazie qua perché vorrei fare la base. Ovvero, questi piloni. Intanto prendo. Ok. Allora, fare un po' di acrobazie qua. Ok, così e così. E qua uguale. Quindi, cavolo, perderò un po' di legna, però magari vado sotto, va? Così non perderò la legna. O se no vado a recuperarla dopo, non lo so. Vabbè. Comunque, era per farvi vedere come si evolverà la situazione qua. Allora, innanzitutto l'ho messo malissimo. Così. Poi qua andrò a mettere gli scalini sempre di abete, perché oggi è la giornata dell'abete, e qua uno slab così. Poi qua verrà tutto abete e qua lungo il contorno sempre legno grezzo, quindi una roba del genere. Poi ora torno di nuovo sopra, vi faccio vedere un'altra cosa e poi completo, giusto per farvi capire a grandi linee. Ora dovrò fare un po' di acrobazie, quindi spero proprio di non cadere giù. Comunque, ok, qua poi andranno le fence così. No. Ok. No. Vieni qua. Allora, le fence tutte intorno così, poi sopra metterò delle altre slab e le metto in questa maniera, così capite come potrebbe risultare alla fine. Qua sopra poi verrà tutto,
nuovo con altre slab ma di quercia e il vetro. Al centro ci sarà il vetro, tutte le foglie come contorno, magari metterò della glowstone e poi niente, ve la farò vedere dopo e andremo a fare le scale che porteranno appunto qui sulla nostra postazione di vedetta. Quindi ci rivediamo non appena ho completato tutta quanta la struttura. Tutta quanta la struttura. Ok, rieccomi. Come vedete, ho completato questa struttura. Ho usato una quantità discreta di legno. Le foglie tutto attorno, vedete c'è anche una bella visuale. Si vede tuttissimo. Ora anche da fuori. Mi dite cosa ne pensate, se vi piace. La base è fatta con legno grezzo e come se fossero dei tronchi che fanno da sostegno a questa struttura. E niente, spero che vi possa piacere. Ora poi vado a mettere un po' di scalini per agevolare un po' la salita e ci rivediamo non appena ho messo tutte le slab. Oddio, i mob. Vabbè, ci rivediamo tra poco, va? Ed eccoci qua, ho messo tutte le slab fino in cima e ho aggiunto altre particolarità. Non ho messo uno scorrimano, infatti, mi era venuto in mente di usare qualche foglia e diventerà una spirale fogliosa, una spirale tutta fogliosa. Allora, qua poi vi faccio vedere cos'è. Intanto finisco di mettere le luci perché è un po' scomodo per salire senza corrimano, o almeno io ho un po' paura. E poi ho messo, come vedete, quelle feritoie in pratica con delle staccionate, sembrano delle finestrelle. E è un po' scarna come struttura, soprattutto il tronco. Però ora vi faccio vedere anche com'è in cima. Anche qua mancano delle cose, ma come vedete è solo una postazione di vedetta. Abbiamo una visuale fantastica da qua sopra. E qua ho messo questa cosa che quando vogliamo scendere veloce, tac, a posto, così. Direi che no, che cavolo. Sono andato a mettere la torcia dove non dovevo. E vabbè, comunque. Spero piaccia anche a voi. Ora, magari aggiungerò delle cose del tipo le foglie lateralmente. Anzi, peccato che non ne ho adesso, ma per farvi capire che cosa mi è venuto in mente. Ovvero questa cosa. Così lo faccio in diretta e capite quali sono le mie intenzioni. Magari nel prossimo episodio la vedrete completa questa cosa. E ecco, non ho più spazio. E cos'altro? Andremo nel Nether e farò giusto una parte velocizzata fino alla fortezza perché non voglio farvi vedere tutto il tragitto, vi annoiereste. E andiamo a cercare la Netherwart allora. Comunque, un po' di. Ah, cavolo! Uno stack da 64, attenzione! Io pensavo a una cosa del genere. Allora, ora vediamo un po'. La simmetria non sarà delle migliori, ma mi studierò qualcosa anche per questo. Perché non voglio che il mio personaggio debba morire così, in questo modo, salendo una scala. E quindi vorrei poter utilizzare un design del genere. Ora, non fate caso alla simmetria inutile, magari potrebbe anche non venire perfettamente simmetrico. Però era giusto per farvi capire. Quante volte sto dicendo giusto per farvi capire? Ok. Avete capito comunque, dai. Ok, una cosa così, tutto bello alberato, foglioso. E quindi sarebbe una cosa così.
intorno. Vabbè, fatemi sapere, datemi dei consigli, qualcosa del genere. Io li accetto volentieri. E fatto questo, vado a ripulire un po' l'inventario perché ho il delirio. Anche qua attorno poi abbelliremo, poi piano piano vedrete che vi farò vedere tutto. E ci rivediamo al portale. Ok, rieccoci qua. Come vedete si vede anche da lontano. Magari di notte avrà un effetto più bello. Poi la concluderò facendo le mie solite piccole modifiche. Ora, prima di andare nel Nether, vorrei craftarmi un paio di stivaletti. Tra l'altro mi hanno distrutto l'armatura, mob. Completamente distrutta e quindi mi devo rimettere un po' in sesto. Allora faccio un elmo così, poi dei pantaloni, una bella corazza. Ok, direi che facciamo solo gli stivali, incantati. Allora, pantaloni, elmo, andiamo a incantare gli stivali e poi possiamo partire per il Nether. E vi porterò nella fortezza e la finiamo di scoprire un attimino perché voglio vedere se vediamo un po' cosa ci dà. Protezione 4, indistruttibilità 3. Sembra buono, no? Sembra ottimo, dai. E perfetto. Anche se speravo in un altro incantamento, ma vabbè. E ok, possiamo andare. E vi risparmio tutto il percorso verso la fortezza del Nether. Ho tracciato anche il percorso con delle luci e vi faccio vedere subito. E probabilmente farò ritorno a casa se non trovo niente e poi dedicheremo un episodio solamente al Nether e alla scoperta di un'altra fortezza, magari se nel caso in cui non trovassimo le Netherwart. E poi faremo anche una bella struttura, una bella casetta nel Nether, qualche cosa tipo la ferrovia e vabbè, io raggiungo la fortezza e ci rivediamo tra pochissimo. E io giustamente vado nel Nether e non ho le frecce. Grande. Grandissimo proprio. E vabbè, fa niente. Nel frattempo uccidiamo anche un bel scheletro wither, vediamo cosa ci ha droppato. Niente. Ok. Se vedrete delle parti accelerate è perché non voglio annoiarvi e passare e farvi vedere gli stessi posti che abbiamo già visitato. Comunque qua mi sembra che in tutte le zone che ho già visitato. Allora, nel frattempo che provo a non morire, comunque devo sempre stare attento non solo ai ghast che mi sparano, ma anche ai mob normali, perché siamo nel Nether e ci sono i mob normali. Dove caspita devo andare? Ora ci vado con la spada, ok, vediamo. Vieni qua. Vieni! Vieni qua! Uno che ti ammazza così a spadate! Vieni qua subito! Ti ammazza a spadate! Maledetto, vieni qua! Non ci credo! Ah, pensavo che il mob se le fosse presa con il gas. No, no! Madonna! Bene, chiusa questa parentesi. Ah, ho preso anche una lacrimina! Ottimo! Ok, chiusa questa parentesi, vorrei continuare, ok. Vorrei continuare. Allora, qua c'era la seconda fortezza. Perché la prima c'era poco o niente, no? E in questa seconda fortezza, o comunque è la stessa, ma divisa in due. Ricordo che ero morto e quindi non ho avuto tempo di visitarla per bene. Infatti, mi sa che ero morto anche tipo qua.
là, non mi ricordo. Vabbè, nel frattempo che faccio questo e giro, e vorrei ricordare ai nuovi iscritti che questo canale abbiamo una bacheca di iscritti. Ah, qua c'è lo spawner di Blaze. Abbiamo una bacheca di iscritti in cui vado a mettere i vostri nomi e l'oggetto che vorreste accanto al vostro nome. Porca miseria. Ok, molto bene. Cosa abbiamo preso? Abbiamo preso una verga. Una verga di vampo? Una verga di vampo? L'hanno tradotto così adesso la Blaze? Vampo? Andrò a controllare meglio se realmente Blaze è traducibile in vampo, perché vampo davvero non l'ho mai sentito. E tralasciato il discorso traduzioni, cerchiamo di non svampare qua inutilmente. Che cosa? Vabbè, ricordate che ho ucciso un ghast a spadate, eh? Ma non è importantissimo. Mi sto un attimo perdendo perché sto anche parlando e vi stavo dicendo che abbiamo una bacheca di iscritti dove andiamo a mettere i nomi e l'oggetto delle persone che commentano. Poi basta che c'è una mosca che si gira attorno al mio naso. Allora, no, sto andando al suicidio. Quindi scrivete nei commenti. E qua? Scrivete nei commenti il vostro nome e l'oggetto che vi piacerebbe fosse messo accanto al vostro nome, comunque nel mio caso sotto il vostro nome. Questa zona è inesplorata, ottimo raga, ottimo. Scusate le laggate, ma probabilmente sta generando una parte di mondo. Eh sì, ma ciao! Allora, intanto facciamo questa bella cosa. Poi gli arriviamo tipo modi ninja. Madonna, che potenza. Perché ha alzato le braccia? Ho visto solo io? Sembrava avesse alzato tipo le braccia. Cosa ci ha dato? Una spada di pietra. Comunque, raga, verga di vampo è qualcosa di veramente illeggibile. Sono un po' deluso dal vampo perché. Fatto sta che noi ora continuiamo questa breve esplorazione nelle prossime puntate. Allora, sicuramente a breve arriverà la 1.8, quindi avremo blocchi nuovi e questa cosa mi piace moltissimo. Infatti, penso che una costruzione qua nel Nether la farò proprio con alcuni blocchi nuovi. Venite, venite, venite. Sì, certo. E stavo dicendo. Ah, ecco, le cose nuove. Ho intenzione di fare una specie di capannone. Intanto segniamola strada. Ho intenzione di fare un capannone per metterci le mucche e la zona agricola. Questo sarà un capannone fatto. Una cassa, ottimo. Una cassa, vediamo cosa c'è. Ah! Verruca degli inferi. Ah, giusto, perché ora Nether l'hanno tradotto inferi e due armature di cristallo. È un buonissimo risultato, anzi, ottimo risultato. Potrei chiudere la puntata anche qua. Sono un po' deluso dal fatto che non abbiamo trovato la coltivazione di Netherwart, ma direi che non sono proprio così delusissimo. Porca miseria, io mi spavento sempre quando vedo i mob. Vediamo cosa ha droppato. Carbone. E basta. Vabbè, direi che siamo già abbastanza soddisfatti, no? In questa puntata abbiamo fatto la nostra torre di avvistamento. Qua un vicolo cieco. Torre di avvistamento e abbiamo fatto un giretto nel Nether. Fatemi sapere nei commenti, datemi dei consigli riguardo alla appunto la nostra vedetta sull'albero quello gigante. E qua direi che siamo chiusi, non c'è nient'altro. Vabbè, probabilmente ci torneremo, quindi ora magari sto girando un po' così a caso, sto anche parlando, sto mettendo insieme
alcuni pensieri, quindi non sono lucidissimo nel fare esplorazione, ma avremo tutto il tempo per venire ad esplorare, anche perché sennò il video durerebbe veramente tantissimo. E tu? Peccato che non c'ho le frecce, vabbè, fa lo stesso. E comunque direi che per questa... Ah. Allora, facciamo una bella cosa. E vi faccio un segnetto qua, così mi indico le zone che devo andare a esplorare. Ok, così ci ricordiamo, io poi faccio il ritorno a casa e la puntata si chiude qua. E se vi è piaciuto il video, mettete mi piace. Se non vi è piaciuto, mettete non mi piace. Se volete, commentate. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!